Sei curioso di scoprire le due nuove squadre che farò nella nuova carriera di FIFA 17? Bene, allora porta un amico, un'amica, una zia, un zio, qualche parente, quello che vuoi. Arriviamo insieme a 20.000 iscritti e vi svelerò le due squadre. Bentornati a tutti ragazzi, eccomi qui con un nuovo episodio della serie I nuovi overall ufficiali. Questa volta vi voglio parlare del Manchester United, che sta facendo faville in Premier League con un super Ibra sempre goleador. Voglio ricordarvi che questa serie è dedicata agli overall che, come potete vedere, sono tratti da degli screen che ormai stanno andando in tutto il web. Vi voglio dire semplicemente che questi overall potrebbero cambiare, ci potranno essere degli aggiornamenti e quindi magari ogni tot settimane continuare ad evolversi in più o meno per quanto riguarda i valori. Vi posso dire anche semplicemente questa cosa qui: i valori si sono alzati tantissimo, quindi non è che soltanto l'Inter, che è stata la prima puntata, ha dei valori alti. Anche qui nello United, e mi direte, oddio, ma che valori sono? Ci sono dei valori ben più alti ancora dell'Inter, che aveva già avanzato alla grande i nuovi valori. Allora ragazzi, grazie mille soprattutto per i tanti commenti, per le tante visualizzazioni, per i tanti like. Io vi aspetto qui tra gli iscritti, perché ovviamente se arriviamo a 20.000 iscritti tutti insieme vi svelerò le due squadre che utilizzerò nella serie carriera allenatore di FIFA 17. Ma andiamo direttamente ai giocatori dello United. De Gea, overall 91. Ragazzi, che cosa c'è da dire? Overall 91 a De Gea, cioè, è uno sproposito. Io la penso così, non so come la pensate voi, se ci saranno questi aggiornamenti, questi cambiamenti. Io penso che De Gea sia da abbassare, non è giusto 91. Darmian, overall 81. Sale Darmian, terzino destro, non più esterno destro, ma lo era già terzino destro. Vi voglio semplicemente dire che il suo overall di 81, a mio parere, è giusto. Smalling, overall 85. Bene sì, Smalling dall'81 che era precedentemente sale bensì all'85. Un overall un po' altino secondo me. Bailey, overall 82. Il nuovo arrivato difensore centrale sale all'82. Un giocatore che dal Villarreal approda allo United per tutto questo costo, secondo me salirà tantissimo tra i giovani talenti. Luke Shaw, overall 80. Uno dei migliori terzini sinistri del mondo per quanto riguarda i giovani di FIFA 17, al momento si trova a overall 80. Paul Pogba, overall 87. Ebbene, sale fino all'87 il centrocampista dei record con il suo trasferimento a oltre 100 milioni. Schweinsteiger, overall 86. Il giocatore tanto odiato da José Mourinho, che non lo utilizza come titolare, utilizza Fellaini, al momento rimane un 86. Wayne Rooney, overall 86. Ebbene, il capitano dello United diventa un trequartista, diventa un COC. Le gambe non corrono più come una volta e quindi oi oi, Rooney trequartista. Mkhitaryan, overall 87. Ecco, dal mio punto di vista, di tutti gli overall che ho detto, secondo me questo 87 di Mkhitaryan è il più spropositato di tutti. Martial, overall 82. Uno dei papabili protagonisti della copertina di FIFA 17 sale ad 82 e lascia il posto a Royce, che è diventato lui il protagonista. Zlatan Ibrahimovic, overall 90. Ebbene, Ibra è un po' come il vino, più invecchia e più sale di overall in FIFA. Rashford, overall 76. Ebbene, il buon Rashford, dopo l'exploit dell'anno scorso, della scorsa stagione, sale a 76 e si propone tra i migliori giovani attaccanti. Herrera, overall 82. Non ci sono aggiornamenti per lui dopo l'approdo al Manchester United dall'Atletico Bilbao. Non c'è un cambiamento per Herrera. Young, overall 79. Il giocatore rimane allo United anche se un po' in disparte, ma il suo overall è di 79.
Lingard, overall 79, un giovane veramente veramente formidabile. Sale a 79 e si propone tra i migliori giovani di FIFA 17. Bella ragazzi, questi sono i giocatori che vi posso far vedere all'interno di questo screen. Vi posso dire semplicemente che ci sono altri giocatori, come ben sapete, all'interno della rosa dello United. Poi li troverete ovviamente nella versione intera di FIFA 17. Io vi ringrazio per esservi iscritti al canale Pquadro. Vi invito a mettere un like alla pagina Facebook Pquadro, trovate il link qui sotto in descrizione. Ma questa volta vi voglio dare l'opportunità di scegliere la prossima squadra per il prossimo episodio dedicato a questa serie, che sono i nuovi overall ufficiali. Quindi scegli tra Manchester City oppure Chelsea. Scegli una delle due, scrivila qui sotto quale vuoi vedere nel prossimo episodio. Ciao belli, buona estate!